Ogni anno, come un orologio svizzero, cascasse nel mondo non può mancare all'appuntamento delle uscite novembrine il grande classico degli sparatutto moderni. Ovviamente stiamo parlando dell'inossidabile Call of Duty. Non so nemmeno a contare il numero di iterazioni che ci hanno accompagnato dal primo, oramai lontano capitolo della serie e ci hanno condotto qui, nel 2016, a giocare a Infinity Warfare, targato Infinity World. Sembra ovvio intuirlo, l'obiettivo è sempre stato quello di cercare di raccontare il modo di fare la guerra, ogni volta in maniera diversa, secondo declinazioni temporali differenti. Il tempo è quindi il cardine che ha scandito questa divisione tra la guerriglia storica, moderna e futura. Non è la prima volta che nella serie si getta uno sguardo avanti per ipotizzare cosa ne sarà dei combattimenti e delle armi nei prossimi anni. Il futuro lascia dunque dei margini di manovra notevoli dal momento in cui in casa Activision si è deciso di bloccare gameplay e motore di gioco per evolversi più nella forma che nei contenuti, un luogo dove tutto ciò che era stato reputato vincente nei precedenti capitoli non poteva andare a perdersi. Il risultato sono anni di giochi, continuano a cambiare, ma che in realtà non sono poi così diversi. Il cuore rimane quando tutto il resto attorno si adatta alle richieste del mercato. In fin dei conti, quando giochiamo a Call of Duty cerchiamo un divertimento immediato, facile, ma che possa costantemente trovare il modo di tenerci, volenti o nolenti, attaccati allo schermo. Siamo dunque volati a Londra per una full immersion nel gioco, con un contatore di ore su 3 giorni di evento da far rabbrividire chiunque, ma che finalmente è riuscita a dirci tutto quello che volevamo sapere sul gioco. Partiamo dall'elemento meno importante, ma ancora il primo sull'elenco dei menu di questo Call of Duty. Stiamo parlando della campagna. Certo, chi gioca questo genere di sparatutto non lo fa per il single player e su quello non ci piove. Quello che però è inevitabile pensare è che qualche ora di divertimento in più, guidata da una narrativa coinvolgente e ritmata, è un'incredibile ventata di aria fresca per i veterani e una simpatica introduzione per i neofiti. Da ben più di qualche anno gli studi di Activision hanno cercato di proporre una struttura della campagna che desse un maggiore grado di rigiocabilità al titolo e delle diramazioni durante lo svolgersi degli eventi in grado di prolungare il tempo necessario a portare a termine questa modalità. Quest'idea si è oramai diffusa e consolidata tra i vari team di sviluppo che con cadenza triennale si alternano allo sviluppo dei titoli del franchise, quest'anno in mano a Infinity World. La storia di Infinite Warfare ci colloca in un futuro in cui gli abitanti delle colonie del Sistema Solare hanno deciso che è giunto il momento di riunirsi sotto l'unica bandiera degli SDF, Settlement Defense Front, e combattere per l'indipendenza da coloro che, stando sulla Terra, hanno goduto da sempre di maggiori privilegi. In quello che avrebbe dovuto essere il giorno più patriottico dell'anno, con la parata delle forze armate a Ginevra, parte quindi l'attacco, con un'invasione degna di tal nome. Per fortuna, il capitano Reyes, insieme alla sua squadra, riesce a fuggire e a tornare all'unica nave operativa rimasta, la Retribution. Il resto della storia, così come l'incipit, cita e richiama molti altri film futuristici che chi ama la cultura pop moderna non può ignorare. Tutto poi filerà via liscio in circa 6 ore, con una storia che per quanto mai sia stata in grado di esaltarci particolarmente, verso il finale un po' di frizzantezza in più nello svolgersi degli eventi ce l'ha resa di certo più godibile. Fanno la loro comparsa Hamilton con un cameo abbastanza ridicolo, ma che perlomeno riesce a strappare un sorriso a più riprese per la stranezza della situazione, e un non pienamente convincente Kit Harington, Jon Snow, nella parte del cattivo che all'atto pratico rimane una macchietta e un pretesto per farci correre a destra e a manca a combattere. Ovviamente script e corridoi sono all'ordine del giorno nel design dei livelli. Non ci aspettavamo niente di diverso e onestamente non abbiamo nemmeno sentito la mancanza di una particolare innovazione, data la tradizione che la serie si porta dietro da tempo. Ad orchestrare il tutto saremo noi, una volta diventati i comandanti della Retribution dal ponte di comando. Una volta infatti terminata la prima parte della campagna avremo accesso all'hub delle missioni, primarie e secondarie. Le prime ci porteranno avanti nella storia, mentre le seconde ci faranno sbloccare dei trofei e saranno a loro volta i due tipi, Ship Assault e Jackal Assault. Ship Assault prevede una sezione a bordo dei Jackal, una sullo scafo dell'incrociatore nemico a 0G e infine una a piede all'interno della nave. L'ordine delle tre sezioni è vario, così che l'una non sia mai direttamente identica all'altra. La seconda invece è composta dalla sola sezione a bordo del Jackal, con obiettivi sempre differenti, ma che rientrano tutti nel distruggi una serie di navi. Inutile dire che sono divertenti, ma sia per il numero 9 in totale che per la durata 10 minuti ciascuna, non possono certo considerarsi delle alternative in grado di stravolgere il giudizio sulla campagna. È chiaro come queste siano state fatte per apprezzare un po' di più le reali novità del gameplay, che sono i Jackal Assault e le 0G. Infatti queste non vedranno la luce nel multiplayer, che come diremo dopo è forse l'elemento che ha dimostrato meno coraggio nella spinta innovativa del titolo. Per fortuna, a sollevare le sorti della campagna e offrire qualcosa di realmente innovativo, c'è una difficoltà che si sbloccherà al termine dei titoli di coda, dal nome Specialista, a cui poi seguirà la sua versione ancora più impegnativa dal nome YOLO, You Only Live Once.
In pratica reinizieremo il gioco, anche se in realtà sarà come affrontare una battaglia totalmente diversa. Non ci sarà la rigenerazione della vita, ma saranno presenti i medikit. Ogni colpo subito andrà a danneggiare in maniera diversa il giocatore, impedendogli di comprare azione con gli oggetti equipaggiati. Un proiettile sull'arma ce la farà scappare via dalle mani e dovremo recuperarla con un QTE. Una ferita sulla mano sinistra non ci renderà possibile usare l'equipaggiamento tattico e così via. Tutta una serie di aggiunte che, riadattate ad una difficoltà inferiore e innestate nel gameplay, avrebbero potuto imporre una rivoluzione nel mondo degli sparatutto, che ancora questa volta però non ci sarà. Cercando di fare una valutazione riassuntiva della campagna, si può dire che essa sia senza lode e senza infamia, piuttosto lineare nella narrazione, cui unici bivi sono dovuti alla scelta o meno di missioni secondarie, che comunque non andranno a impattare sulla qualità generale della storia. Zero-G, Jackal e Specialista sono le tre novità che avrebbero potuto dare la giusta spinta al titolo, ma la scarsa fiducia degli sviluppatori le ha fatte relegare ad elementi marginali di contorno, divertenti dunque, ma che passano quasi inosservate a coloro che giocheranno Call of Duty con lo stesso atteggiamento di sempre. Tecnicamente il gioco mantiene l'engine vecchio e fa quel che può per migliorare la grafica, anche se i passi avanti sono da riscontrare soprattutto nella nuova fisica utilizzata per le sezioni Zero-G e nei combattimenti dei Jackal, quindi niente di realmente tangibile per quanto riguarda modelli e texture. Anche in questo capitolo dunque la grafica permane buona ma non eccezionale con gli FPS fisse 60 nella stragrande maggioranza delle situazioni. Può capitare però che vi troviate a stretto contatto con texture in bassissima definizione, anche in bella vista purtroppo, e lì non c'è nulla da fare. Musicalmente siamo di fronte alla solita qualità di Call of Duty, eccellente, con musiche pregevoli al momento giusto, orchestrali ed epiche durante la campagna, elettroniche frenetiche nel multiplayer. Vorremmo anche parlarvi del doppiaggio italiano, ma purtroppo la build disponibile offriva solo l'inglese e francese, per cui ci affidiamo alla bontà dei precedenti lavori per supporre quella di questo.